Quegli anni con Berlusconi e i Bunga Bunga, quelli li vuole dimenticare o no? Sono un bel ricordo per lei comunque? Sono un bellissimo ricordo perché ho frequentato dall'85 il Cavaliere, che oggi non è più Cavaliere, e devo dirti che frequentare un uomo di quella caratura, di quella simpatia, di quella energia, mi faceva star bene. E non c'è qualcosa che non rivivrebbe, che non rifarebbe di quegli anni? Qualcosa che oggi, ripensandoci, gli dà un senso di squallore? Bah, squallore non ce n'era. Abbiamo esagerato a dire delle cose e forse qualcosa ho detto anch'io un giorno in un momento di incazzatura di cose che erano uscite dall'aula del Tribunale. Ma devo dire che io devo solo ringraziare Silvio Berlusconi perché mi ha dato da lavorare, mi ha dato da star bene, e mi ha fatto far crescere tanti artisti, perché non è che ho avuto solo artistini, ho avuto grandi artisti. Senta, però nel film di Sorrentino si vede tanta cocaina e tanto sesso, era proprio così? Mai vista la cocaina a casa di Berlusconi. No, però infatti nel film non si vede a casa di Berlusconi, però si vede questo mondo di ragazze intorno che pippa dalla mattina alla sera. Si fa immaginare che quel Sergio Morra, non so perché poi Sergio Morra, bevo un goccio d'acqua. Prego. Perché sai, quando vado davanti alle telecamere mi emoziono, sono ancora giovane. Sì. Allora, io nell'89 ho avuto un arresto per cocaina, ma gli ho detto al mio magistrato che mi ha interrogato, di polvere, bianca, nera, grigia, quello che è, ho visto solo quella che c'era dei mobili su casa mia, perché passava su una strada molto frequentata. Lo stesso posso dire di Arco e delle altre ville del Presidente. Non si è mai vista cocaina. Mai. Senta, ma il film di Sorrentino, in che cosa coglie la vera natura di Berlusconi? Si vede dal film che, insomma, a lei non è piaciuto un granché, non ha riconosciuto tante cose, ma c'è invece un elemento di Berlusconi che il film coglie di verità? Allora, diciamo che mi è piaciuta un'interpretazione. Cioè, Berlusconi quando fa una sorpresa a Veronica, si veste da... Lì l'hanno vestito da donna, non era certo da vestirlo da donna. Odalisca, bro. Una grande odalisca, non l'avrebbe mai fatto. Si è vestito da arabo, diciamo, perché era a Marrakesh, e dove ha portato un dono meraviglioso a Veronica. Veronica l'aveva invitato, ma lui ha detto che non andava. Poi invece ha preso il suo aereo, gli ha preso un collier meraviglioso, si è vestito un po', diciamo, alla Marrakesh, e ha fatto questo dono. Lì si vede questa scena dentro come una gabbia, rinchiusa in una gabbia. Il regista voleva interpretarlo come una gabbia dorata. Forse poteva essere una gabbia dorata, ma l'aveva scelto lei di sposare Berlusconi. Non l'ha obbligata nessuno. Quando si sono conosciuti al Manzoni, credo che si siano amati tutti e due, ma veramente tanto all'inizio. Poi ci sono stati dei perché, dei per cosa, non lo so. Dei piccoli incidenti per questo, diciamo così. Delle piccole incidentesse. Senta, ma potevano essere anche rivolti anche dall'altra parte. Non lo so, di questo non si è parlato. Non si è parlato. Senta, ma lei Berlusconi lo ha più sentito? Io non lo sento e non lo vedo dal 2010. Senta, ma che effetto le fa vederlo oggi? Vedo questo uomo molto importante, molto triste, molto amareggiato. Non so perché, non era così i periodi che li ho frequentato io. L'ho frequentato dal 1985 al 2010, perché poi lì siamo stati messi uno da una parte e uno dall'altra. Tutti e due delinquenti, non si possono frequentare. Delinquenti di che cosa? Non lo so. Perché non lo chiama? Perché non mi va. Ha detto che è un suo amico, gli amici sono per sé. Deve essere lui che fa il primo passo. Quindi lei adesso... Io sono sempre... Mi sento una prima donna. E quindi vuole essere cercato da Silvio Berlusconi. Voglio essere ricercato. Che adesso credo che abbia molte altre cose da fare, no? Era riverito da tutti, no, Berlusconi? Secondo lei oggi ha ancora una corte o gli sono rimaste soltanto le persone leali? Credo che ha qualcuno di falso ancora intorno. Conoscendolo bene, ho conosciuto
sto vedendo le persone e io le conosco, quelle che sono false. Prima poi aveva questa sua segretaria che era impossibile arrivare a lui, bloccava tutto. E lui cosa ha fatto? A un certo punto ha capito che non andava bene, da senatrice non so cosa l'ha fatta. Meno male che non c'è più. Vuole il nome? Non so se lo vuole fare lei. No, non serve. Fai dei nomi, dai importanza a chi non li merita. Bene, quindi ha sbagliato a scegliersi dei collaboratori, sì. Berlusconi. Senta, il Berlusconi privato oggi come lo vede? Di persona non lo vedo. Però, diciamo, da quello che le racconta... Da come appare... Che... No, non chiedo mai a nessuno informazioni del Presidente. Lui è sempre molto carino con dei miei amici, dei politici che frequentiamo tutti e due. Mi manda sempre a salutare. Questo è buono, Questo vuol dire che mi pensa. Quindi Berlusconi la pensa, sì, in questo momento? Sì, pensa e gli manco. E gli manca. E la segretaria non ci dice chi era. Ero una piccola tarchiatella con due tette così. Puoi portare questi fascicoli tutti lì, andava via quasi gobba. Vabbè, ci dica lui. Non mi ricordo, non mi ricordo il nome. Va bene.